Ciao dalla cucina. Oggi faremo questo sottopentola, vedete, che è più un pretesto per imparare questo nodo che si chiama testa di turco. Si tratta di una treccia continua, infinita. La prima cosa che faremo è il telaio. Elenco dei materiali. Per fare il telaio avrete bisogno di una tavoletta di legno di recupero, come questa, per esempio, che abbia i lati di perlomeno 20 cm di lunghezza. Avrete bisogno ancora di chiodini, 8 chiodini, di un pennarello nero. Per la treccia vera e propria, ovvero per il nodo a testa di turco, avrete bisogno di un filato piuttosto grossolano, filato, cordame, avanzi di stoffa, tutto ciò che vorrete incrociare, che vorrete lavorare, dicevo piuttosto spesso, perché questo vi garantisce di lavorare in maniera più fluida e di ottenere anche un risultato più accattivante. Quindi maggiore è lo spessore, il diametro di questo filato e migliore sarà il risultato. Ora qui il lavoro non è concluso perché noi ci concentreremo sulla realizzazione del nodo, che è la parte più importante naturalmente di tutto questo tutorial, e faremo brevemente il telaio e poi vi dirò come concludere il lavoro. Ma naturalmente lo avrete già intuito perché vi ho parlato della colla vinilica. Ora vi dico come dovrete fare per preparare il telaio. Come vedete, ho disegnato una circonferenza su questa tavoletta di legno. La circonferenza ha 15 cm di diametro. Ho diviso questa circonferenza in 8 spicchi, quindi ho segnato vari diametri. Che hanno ogni, naturalmente ogni linea ha un'angolazione di 45 gradi rispetto alle altre. Ok, ho ottenuto 8 spicchi. All'incrocio dei diametri di queste rette con la circonferenza ho posto dei chiodini, ho inserito dei chiodini. Ok, ora dovrete segnare questi incroci con questo andamento, l'andamento del filo, cioè il percorso che dovrà fare il filo mentre lo intrecciamo. Sarà sicuramente in senso orario, ma dovrà seguire questo ordine. Guardate, io vi ho detto i numeri delle postazioni, in modo che se volete li potete anche scrivere direttamente su un foglio, se state facendo un disegno, o sulla vostra tavoletta. 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3 e 6. Quindi naturalmente il filo sarà intrecciato partendo dal numero 1, dalla postazione 1, andando verso il 2, dal 2 al 3, dal 3 al 4 e così via. Ok? Poi mano a mano vedremo meglio questi passaggi. Ora possiamo cominciare. Per un nodo a testa di turco che abbia una fascia intrecciata di perlomeno 3 fili, come questa, avrete bisogno di ben 5 metri di lunghezza di filo, anche di più, diciamo che 5 metri è una misura minima, quindi tenetevi sempre abbondanti con la lunghezza. Allora, intanto prendete il vostro filo, dividetelo a metà, trovate la metà, in questo modo, e partite lavorando da questo punto, ovvero giriamo il punto che corrisponde alla metà intorno al chiodino numero 1. La metà di sinistra della corda per il momento non serve, quindi la lasciamo in sospeso. Io faccio così, la blocco sotto la tavoletta e facciamo finta che non esista per il momento. Ora ricordatevi di girare sempre esternamente ai chiodini. Partiamo dalla posizione numero 1, andiamo verso la 2, dalla 2 alla 3, dalla 3 alla 4. Ci muoveremo sempre disegnando un triangolo, dalla 4 alla 5, dalla 5 alla 6. La posizione 6 è importante, vedete, l'ho segnata, fate così anche voi con un circoletto, perché da ora in poi, per andare alla posizione seguente, ovvero in questo caso la 7, dovremo tenere presente degli incroci tutte le volte che la corda incrocerà i fili sottostanti, in questo caso 3 volte, 1, 2, 3. Dovremo comportarci in questo modo, passare alternativamente una volta sotto, una volta sopra, una volta sotto, una volta sopra, eccetera, agli incroci. Partiamo in questo modo, partiamo sempre da sopra, sopra, sotto.
giro intorno alla posizione 7, vado verso la posizione 8. Qui eravamo passati sopra, allora qui, vedete, qui 1, 2, 3, 4 incroci ci sono. Qui passeremo sotto, quindi sempre in maniera alternata. Siamo sotto. Poi sopra, poi sotto. E poi sopra. Ora giriamo intorno alla posizione 3, ritorniamo da capo alla posizione 1, sempre passando sopra e sotto. In questo caso passiamo sotto. Sopra, sotto. Sopra e sono arrivata di nuovo alla posizione 1. In realtà, questo secondo giro intorno ai chiodini che abbiamo fatto è più importante, è più difficile. Da ora in poi ci muoveremo in modo automatico, cioè il filo passerà sotto e sopra esattamente come abbiamo fatto nel filo precedente, ok? Quindi sarà più facile. Tenete presente che adesso dovremo lavorare semplicemente tenendo la corda però verso l'interno, sempre all'interno del disegno, ok? Quindi facciamo quello che abbiamo fatto prima. Qui era sotto e andiamo sotto ancora. Quindi ora è un po' più semplice, capire dove dobbiamo passare sopra, qui era sotto, qui sopra, vedete? Sto all'interno però, Poi giro intorno al chiodino, vado verso la posizione 3, qui sotto, qui sopra, sotto e sopra. Proseguo. Ovviamente mano a mano che si va avanti gli spazi possono diventare un pochino più ristretti, ma non si cambia fino alla fine, finché questa sezione di corda è esaurita. Ecco, non posso più proseguire, al limite arrivo qui, quindi lascio questo spezzone, questa parte di filo, lo lascio in sospeso, al limite darà un po' fastidio. Vado avanti con l'altra parte di corda che ho lasciato in sospeso. Questa volta devo fare il contrario, andare dalla posizione 1 alla 8, dalla 8 alla 7, dalla 7 alla 6, eccetera. Però, insomma, il discorso è sempre quello. Naturalmente seguirò la posizione del filo sottostante. E però mi terrò all'esterno del disegno, non più all'interno. Vedete? Rimango all'esterno. Giro intorno alla posizione 8, vado verso, guardate, sto iniziando da questo punto in poi, la treccia è composta da tre sezioni, da tre file, vedete? Ok. Ora tolgo la mano per farvi vedere. Sto facendo, lo ripeto per l'ennesima volta, ma spero che sia chiaro, che sto facendo questa specie di piattina a tre componenti, ok? Seguendo la posizione del filo precedente. Andiamo fino alla fine, usiamo tutta la quantità di corda.
Il filo è passato 3 volte intorno a tutta la treccia, quindi direi che posso finire qui, anche perché il rimanente spago non è sufficiente per fare passare il filo 4 volte intorno a tutta la treccia. Quindi posso tagliare a questo punto, io vi mostro come risulterà alla fine. Dopo aver sistemato con le mani il nodo a testa di turco, possiamo provvedere a chiudere le estremità con un po' di colla vinilica. Ecco, il gioco è fatto. Abbiamo finito? Ciao, alla prossima!